Ragazzi, supportate il video perché è veramente qualcosa di fuori di testa. Alla fine trovate anche un piccolo montage in cui vi faccio vedere quanto è devastante quest'arma. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine e buona visione. Sono arrabbiato perché in questo mondo, in questo gioco, non si danno le possibilità a chi le merita. Ma soprattutto sono arrabbiato perché è un'etichetta a decidere quanto vali. Ebbene, oggi sono venuto a dirvi che non è così, che non esistono solo cannoni portatili, automatici e impulsi. Oggi voglio aprire un mondo per molti inesplorato, parlandovi di un'arma che, come tutte le sue simili, per troppo tempo è stata discriminata. Oggi giocheremo con un ricognizione, ma non un ricognizione qualsiasi, un ricognizione automatico. Ma non un ricognizione automatico qualsiasi. Oggi giocheremo con il fiduciario. Ok, ora parte gli scherzi. Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come ho detto, andremo a giocare con il fiduciario, ricognizione automatico del Red Crypt di Pietrafonda. Ma aspetta tu, che alla sola parola ricognizione stavi già andando a cercare la speedrunning solo del Red l'anno prossimo? Perché incredibilmente quest'arma è stata una vera e propria rivelazione. Ma andiamola a vedere più nel dettaglio. Il fiduciario è un ricognizione a 260 colpi al minuto e a fuoco automatico. In particolare io l'ho ottenuto con ricostruzione e arsenale simpatetico, rolla a cui inizialmente avrei dato fuoco, ma che provandolo si è rivelato essere veramente devastante. In particolare il pezzo forte è ricostruzione, che ci permette di sovraccaricare il caricatore dell'arma fino al doppio della sua capacità. Lo so, vi vedo ancora un po' dubbiosi, quindi non aggiungerei altro e andrei subito a vedere in partita come quest'arma possa deturpare le cavità rettali dei vostri avversari. Va bene, ci piace questo calderone, tralasciando che siamo in controllo purtroppo. Così, così, da lontano noi iniziamo a sparare qualche colpo. Nel chilling proprio, nel chilling. Ma signora della vigilanza, ma di che stiamo parlando? E ragazzi, sono felicissimo di potervi annunciare, spero come riuscite a vedere, che i video d'ora in poi saranno a 60 fps. Guardate quale fluidità incredibile che questa strabiliante PlayStation 5 ci permette di sfruttare. Dalla regia confermo che 60 fps dovrebbero essere assicurati, ma voi lo starete vedendo già in video. Quindi grazie e a voi la linea. Ragazzi, ma che cos'è quest'arma? Ma che cos'è? Ora io, veramente, l'ho droppata anche con dei perk che non sono sicuramente i migliori perk che potevo ottenere per il PvP. Però, nonostante tutto, in realtà, ricostruzione è veramente molto molto utile. Perché ci permette praticamente, considerando anche che uso i passi trasversivi, di non ricaricare. Are you fucking kidding me? Amico, sei scarsissimo. Cioè, con quest'arma difficilmente abbiamo bisogno di ricaricare al momento. Sia perché, vabbè, uso i passi trasversivi e quindi, ovviamente, correndo mi si ricarica ed è tutto molto più semplice. Però, in più, con ricostruzione. No. Dicevo, in più, con ricostruzione si ricarica, che è una bellezza, ed è una combo incredibile, passi traversivi e ricostruzione, perché non appena noi aspettiamo un minimo, cioè ci fermiamo un secondo nel fare i fight, c'è cioè un tipo dietro molto cattivo, ricarichiamo col passi traversivi, si attiva la ricostruzione, iniziamo a sovraccaricare il caricatore e l'arma diventa veramente qualcosa di assurdo. Considerate che facendo 47 in testa, idealmente con 4 massimo 5 colpi. No, ma abbiamo finito la partita. Ma io non ho manco fatto la super. Che merda la Merzio. Considerate comunque che facendo 47 in testa gli servono 4-5 colpi per uccidere. E un caricatore al massimo, al minimo di 20 colpi, al massimo di 40. Capite bene che dà una grossa mano. Hello. Porca miseria. Ovviamente in quanto ricognizione dalle lunghe distanze dà il meglio e vedete che fa veramente paura, raga. È veramente qualcosa di allucinante. In generale i ricognizioni automatici mi sono sempre piaciuti perché, vabbè, che vi devo dire? Lo vedete da soli. Perché contro questi babbuini che mi pushano con il pompa, io rido troppissimo. Ho finito i colpi. Oddio, 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 fuggo. No, non è vero, sei scarsissimo. Contro i cecchini, raga, non ha senso. I cecchini, se vi beccate un cecchino che non sia Gesù Cristo, ovviamente, che non sia Makoski, vincete il fight quasi sicuro, perché già un ricognizione comunque fa flinciare parecchio contro un cecchino.
Inoltre questo è pure automatico, quindi ha un'alta cadenza. Il fridge va moltiplicato. No, no, no. Vi mettete lì, sparate, tanto avete 200.000 colpi nel caricatore, quindi che vi frega. Voi sparate, vedete qualcuno arriva. Non come lui però. Già dalle medie distanze inizia ovviamente ad essere meno devastante, abbastanza intuibile perché comunque rimane una ricognizione nonostante sia automatico. Però sicuramente il fatto che sia automatico ci permette di usarlo leggermente meglio, anche la distanza un attimino più corte. Io posso continuare a sparare, tanto c'ho ancora 10 colpi, ma perché smettere? E niente, Legendary Mouse ha preso un po', come dire, una parata genitale. Ecco, il problema è quando mi si mettono in 12 uno dietro l'altro, che io mi confondo i bersagli, tipo questi, no? Easy cecchino giù. Dai, qualcun altro che esce là? No, eh? Guardate che gittata c'ha, raga, ma che cos'è? Ha gittata infinita questo affare. Se proprio dovessi trovargli una pecca, forse sarebbe il mirino. Perché rispetto magari a un incantesimo di Frostmare, o comunque ad altre ricognizioni di questo tipo, è un pochino grossolano. E questo essere un pochino grossolano lo rende un po' meno preciso alla fine. Gentilissimo. Ok, riprova la prossima volta. No, era morto, era morto. No. Ecco, se poi magari prendo anche qualche headshot. No, vabbè, da lontano, raga, fa veramente paura. Il bello è che la combo gittata praticamente infinita e colpi altrettanto abbondanti la rende veramente qualcosa di imbarazzante, perché da lontano, da queste distanze in cui, madonna se sto tipo mamma mi faceva morire, da queste distanze in cui i nemici non ti possono prendere perché sei troppo lontano, tu continui a sparare a cazzo e quelli no, ho finito i colpi. Attenzione, le immagini che seguono contengono infinita potenza. Consigliamo quindi ai deboli di cuore di interrompere qui il video. Grazie e buona visione. Siamo la tua salvezza.